Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con le modifiche allo Statuto regionale, un dibattito davvero acceso all'interno del Palazzo del Pegaso, con una frattura anche all'interno della maggioranza tra PD ed Italia Viva. Approvate comunque le modifiche allo Statuto, nonostante l'assenza in aula del governatore della Toscana Eugenio Giani. Via libera dopo mesi di battaglia alla riforma dello statuto regionale, passaggio fortemente voluto dal governatore Giani, che però al momento del varo della proposta da parte del Consiglio era impegnato a Bruxelles. L'idea iniziale era quella di introdurre il nono assessore in giunta. La regione non può avere lo stesso numero di assessori di un comune di medie dimensioni, ha sempre detto il governatore, e due sottosegretari alla presidenza, una figura ibrida tra il politico e lo staff, mutuando quanto già fatto da Bonaccini in Emilia-Romagna. I renziani prima, l'ala sinistra del PD dopo, hanno sempre detto no a questa riforma, che alla fine è passata, ma dopo una sostanziosa cura dimagrante, anche grazie al dialogo con l'opposizione. Depennati il nono assessore e uno dei due sottosegretari, scambiati nel gioco della diplomazia con due questori in più nell'ufficio di presidenza del Parlamento regionale. Al momento del voto il Movimento 5 Stelle ha lasciato l'aula, così come Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che non ha partecipato alla votazione dopo essersi espresso pubblicamente contro la riforma. Il nono assessore in pectore è stato per mesi lui. No anche da Italia Viva, mentre l'ok è arrivato grazie ai voti dell'opposizione, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, oltre a quelli del PD. Siamo approdati ad una soluzione che, raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta ad un nono assessore per poter lavorare di più e meglio, abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso, perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo statuto della Regione Toscana, è buona prassi e buona norma ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità. E su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. Per cui, dopo diversi mesi che questa proposta giaceva lì senza essere trattata, siamo arrivati alla prima approvazione, perché poi dovrà esserci la seconda lettura, che ritengo possa comunque dare un contributo per poter lavorare meglio nell'ambito dell'esecutivo e avendo trovato anche una condivisione, perché uno degli obiettivi era quello di non aumentare i costi, cosa che abbiamo fatto e rispettato con l'approvazione della proposta scaturita da emendamenti che il Partito Democratico ha presentato alla soluzione originaria che era stata inoltrata al Consiglio. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana, dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani, senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte. Ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un presidente che poteva nominare 8 assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani. Io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro
contro questo statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale con i cittadini toscani. Ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un consiglio che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada, ma io confermo la mia contrarietà in questa prima lettura. Daremo battaglia da qui alla seconda lettura, che sarà fra 2 mesi, e continueremo a tenere ferma la nostra posizione. Ma c'è da dire che il testo, da come usciva di giunta, è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né 2 sottosegretari esterni, perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile, quindi l'abbiamo detto da subito, e effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza, dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa, ed è anche questo senza costi aggiuntivi. E quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Certo, quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto. Abbiamo visto il Presidente di Commissione, che poi era quello che doveva fare il non assessore all'inizio della legislatura, andarsene arrabbiato decidendo di non votare. Abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i 2 sottosegretari esterni, quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Quindi la maggioranza non può star proprio serena, anche perché mi sembra di capire che la Giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto, che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula, ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto. Io spero che la Giunta abbia capito che il potere legislativo spetta al Consiglio e che alcune proposte forse è meglio discuterle prima con i consiglieri. Abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal Presidente della Giunta, e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il vicepresidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo: che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del Consiglio regionale, e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio; due, a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero, senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani, e questo è l'obiettivo conseguito. Va sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni, il Presidente Gianni aveva proposto di istituire 2 poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una, e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle pensate. In uno dei momenti più difficili della storia della Toscana, dalla sua nascita, dal 1970, assistiamo a un dibattito surreale, fuori tempo e soprattutto irricevibile riguardo l'aumento delle poltrone, perché di questo di fatto si tratta, sottosegretari, ufficio di presidenza, tutti aspetti che se già normalmente indignerebbero probabilmente i cittadini, perché ci si aspetta che il parlamentino toscano e la giunta, gli amministratori si occupino di altro, in questo momento scandalizza particolarmente, nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora. Questo Consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari, a detta loro invarianza di costi, e degli uffici di presidenza, di cui francamente non se ne avverte il bisogno. E per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro probabilmente a tante cose ben più urgenti: le scuole, la mancanza continua di aule, i problemi della sanità, i problemi infrastrutturali, molti altri problemi. Ma noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, quando ci era stato proposto 9 assessori e 2 sottosegretari esterni, che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana, semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì
a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio, a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore, e sia l'allargamento dell'ufficio di presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'ufficio di presidenza di tutte le forze politiche, naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio, e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo, come Forza Italia, abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto, e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali, dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi, che i sottosegretari costavano di più. Forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi, forse semplicemente perché, abolendo il non assessore, qualcuno che aveva l'ambizione di fare l'assessore oggi non la fa più. Noi non siamo abituati a far politica occupando le persone, ma siamo abituati a far politica occupandoci delle persone. Parliamo anche del Corecom, perché in Consiglio regionale sono stati illustrati tutti i nuovi programmi per l'accesso che riguardano il servizio pubblico. Vediamo. Trasformare i programmi dell'accesso in Toscana rendendoli più dinamici e comunicativi è il progetto che il Corecom ha realizzato per il rilancio degli spazi a disposizione di soggetti collettivi sui canali del servizio pubblico, e sono già 13 video pronti in questa prima fase dell'accordo di collaborazione. Nel 1975, per la riforma della RAI, furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni, sindacati, movimenti pacifisti, religiosi, uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee, i loro programmi, i loro progetti. Con il passare degli anni questa opportunità si è via via svilita, e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma estremamente poco qualificante, senza nessun appeal, e soprattutto non è visto da nessuno. Allora con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI, ma anche l'esperienza di un dipartimento che studia la comunicazione, per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per le loro comunicazioni. Per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'università, e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico, più comunicativo e più performante. Ringrazio il presidente del Corecom Enzo Brogi per questa opportunità. Da quando sono diventato presidente del Consiglio regionale ho sempre detto che questo deve diventare il luogo per dare voce a chi ha meno voce, quindi bene che oggi ci sia un ulteriore passo avanti insieme all'Università di Firenze, insieme alla RAI, dare più spazio per quelle che sono le trasmissioni di accesso ai gruppi di consumatori, alle associazioni, per cercare di mandare messaggi più chiari, migliori, ai cittadini della nostra regione. Una democrazia funziona di più quando ognuno di noi è più consapevole di quello che ha di fronte, di quello che può accadere. Quindi ogni qualvolta c'è uno spazio di democrazia in più, io non posso che essere contento, e quindi ringrazio ancora il presidente Brogi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo, ringrazio l'Università di Firenze e la RAI per questa nuova importante opportunità. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre restare connessi con tutte le novità riguardanti le notizie relative all'Assemblea regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Arrivederci.